Facciamo un rilassamento del corpo fisico in una posizione comoda, con la schiena appoggiata, rilassata. Sentiamo il contatto con il pavimento, con la terra, come se dai piedi uscissero delle radici che ci connettono alla terra. E rilassiamo le gambe, le anche. Rilassiamo l'addome, rilassiamo il torace, la schiena, le braccia, rilassiamo bene le spalle, la testa, tutto il corpo è rilassato, tutto il corpo è abbandonato. Tutto il corpo si rilassa, diventa pesante, diventa morbido. Le emozioni si addormentano, la mente si acquieta. Il respiro diventa calmo e regolare. Profondo, sottile e silenzioso, leggero, non affaticato. Gli occhi sono chiusi, le palpebre morbidamente chiuse, non serrate, anche i denti non sono serrati, la lingua poggia sul palato mollemente, la gola si distende, si apre, prendiamo coscienza del nostro corpo e del suo stato attuale, di quiete, di armonia e di equilibrio. Una sensazione gioiosa di abbandono all'universo, una sintonia con il cosmo. Un respiro cosmico. Prendiamo coscienza del nostro essere coscienti, l'essere coscienti di essere qui e ora in questa stanza, qui e ora in questo corpo, qui e ora nell'universo, al centro del nostro universo. Io sono un centro di pura consapevolezza. Io sono un centro di pura consapevolezza. Io sono un centro di pura consapevolezza. Sono cosciente di vivere in un corpo fisico un'esperienza che gestisco. Sono responsabile di ciò che mi accade in quanto creatore della mia esistenza. Qualunque esperienza io vivo è per evoluzione. Qualunque esperienza mi viene incontro è da me proiettata verso di me per agevolare il mio cammino evolutivo. Come tale la accetto, come tale la amo,
non la subisco, la vivo con amore. Portiamo la mano destra al chakra del cuore, al plesso cardiaco. Con le dita puntate sul cuore, iniziamo dolcemente a ruotare da destra verso sinistra, massaggiando il plesso cardiaco. Con una leggera pressione, fino a percepire se c'è un lieve dolore. Continuiamo a massaggiare respirando e ripetiamo mentalmente: lascio andare questo dolore e lo trasformo in gioia. Lascio andare questo dolore e lo trasformo in gioia. Lascio andare questo dolore e lo trasformo in gioia. Ad ogni respiro il mio cuore si alleggerisce, ad ogni respiro i miei polmoni si dilatano, si rilassano. Ad ogni respiro respiro la vita. Lascio andare questo dolore e lo trasformo in gioia. Osserviamo se nella nostra mente affiorano immagini di esperienze dolorose passate o semplicemente emozioni bloccate di dolore, e lasciamole esprimere, lasciamole andar via nell'espirazione. Lascio andare questo dolore e lo trasformo in gioia. Lascio andare questo dolore e lo trasformo in gioia. Rilassiamo la mano e rilassiamo il chakra del cuore. Rilassiamo i polmoni, che ora respirano liberamente, meglio di prima. Il respirare la sofferenza aiuta a liberare il corpo dai suoi blocchi fisici, aiuta a guarire. Respirare la sofferenza significa non vivere passivamente, ma rendere quell'esperienza proficua, accettare il messaggio e l'insegnamento che ci stiamo dando. Lascio andare questo dolore e lo trasformo in gioia. Non è necessario vivere esperienze dolorose per evolvere, è sufficiente partecipare consapevolmente con la coscienza vigile. Lascio andare questo dolore e lo trasformo in gioia. Facciamo tre respiri profondi, espirando dalla bocca. E soffiamo fuori il blocco cardiaco. Qualsiasi dolore o qualsiasi blocco c'è nella zona del cuore. Il respiro ci tiene in vita, il respiro ci permette di vivere la gioia. Nel dolore si blocca il respiro e questo si ripercuote sul cuore e sui polmoni. Nei polmoni risiede la tristezza quando sono malati. Espiro la tristezza. Espiro il dolore. Espiro la morte.
Inspiro la vita. Inspiro l'amore per il cosmo. Inspiro l'amore per me stesso e per tutti i miei simili, per tutte le forme di vita, animali, vegetali, minerali, per l'etere, per la luce che mi costituisce. Sono un essere di luce e respiro la luce. Lentamente riportiamo la coscienza nel qui e ora, nella stanza, nel corpo, negli arti. E con calma, quando ce la sentiamo, possiamo aprire gli occhi e formulare insieme una piccola preghiera. Voglio prima ringraziare Manuela per aver condiviso con noi questa meditazione, averci dato la possibilità di unire le nostre energie. E voglio ringraziare il Padre perché ha reso possibile questa esperienza unica e ripetibile, come tutte le esperienze che noi condividiamo e sperimentiamo nella nostra esistenza. Quindi Padre, ti ringraziamo. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, si compia solo la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ci dai sempre il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti quando noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci induci in tentazione, ma ci liberi dal male. Amen. E grazie a tutti voi. Così è.